Ciao a tutti ragazzi, qui Darkness e bentornati sul mio canale e benvenuti a questo video su Battlefield 4. Devo dire che adesso che non sono più tanto allenato a fare commentari eccetera, risulta sempre un po' difficile trovare un argomento, perché quando cerco un argomento del quale parlare cerco sempre qualcosa che possa interessarvi e non soltanto robe da dire sperando che possano interessare a qualcuno. Quindi questo video ho deciso di parlare di una cosa che adesso momentaneamente mi riguarda molto da vicino, e cioè il ricominciare a parlare, il ricominciare a giocare a Battlefield. Ora, prima di iniziare, vi dico soltanto due paroline sul gameplay. Questa è la seconda partita su corsa che ho giocato da quando ho ricominciato a giocare a Battlefield. Ho ricominciato a giocare a Battlefield 2 giorni fa. Ho passato la prima giornata a riabituarmi a usare diversi tipi di armi, e la seconda giornata poi mi sono tuffato direttamente nell'azione, nella mia modalità di gioco preferita, che è corsa. Ragazzi, corsa secondo me è il top di Battlefield, proprio, proprio bellissimo. Comunque, come vi ho accennato all'inizio del video, questo gameplay non va male. Finalmente ho fatto... sono fiero di me stesso. La prima partita che ho disputato è stata quella del video scorso, dove ho fatto un bel punteggio col cecchino. Qua invece ho fatto un bel punteggio con la fanteria, mi sono riabituato bene, mi sono accorto di nuovo, ok, così si usavano i fucili d'assalto, cosa che non è tanto scontata, perché non è facile quanto sembra riabituarsi a giocare a un gioco dopo praticamente un anno che il CD è stato lì a praticamente prendere polvere e basta. Quindi sì, sono contento dei miei risultati dei primi 2 giorni. E sì, adesso passiamo all'argomento vero e proprio di questo video. Come vi ho detto, parleremo del fatto di riabituarsi a giocare a Battlefield. Allora, è passato, come vi ho già detto, 1 anno e mezzo. In 1 anno e mezzo, ragazzi, si perde la mano in una maniera davvero incredibile. Però ci sono un paio di consigli che vi posso dare, che almeno a me sono serviti moltissimo, se si vuole riprendere la mano in determinati aspetti, sì, per aspetti specifici del gioco, non del tutto. Diciamo che per riprendere la mano del tutto bisogna rigiocarci magari un mesetto al gioco, ecco. Forse fra 1 mese e mezzo, 2 mesi, sarò di nuovo il Darkness, macchina da guerra, che ero quando ho smesso di giocare. Ora non voglio vantarmi né niente, ovviamente, però avete capito quello che intendo, nel senso, spero di ritornare a quel livello, a quel livello di gioco dove ero una volta, dove davvero riuscivo anche a giocare in una scena competitiva. Che poi il clan ora abbia... ci siano stati molti cambiamenti, eccetera, quello è un altro discorso. Io sarò Go e Nox forever nel mio cuore. E saluto tutti i ragazzi, ovviamente. Però, ecco, i consigli sono questi. Allora, se voi volete riprendere la mano, vi consiglio a tutti, ovviamente, innanzitutto di riprendere con la fanteria, perché penso che, bene o male, la fanteria sia quella cosa dove l'istinto e la velocità a premere i tasti nell'ordine giusto e nel modo giusto siano la cosa più importante. Il carro armato, ecco, diciamo, lascia un pochettino più di spazio quando si tratta di reagire magari un secondo dopo o no. Anche lì si perde la mano, ma si nota la differenza di più quando si parla del giocare con la fanteria. Diciamo che sul carro la cosa più decisiva è il posizionarsi bene e il saper cogliere l'occasione, mentre con la fanteria è un via e vai continuo di devo pensare a questo, devo stare attento a quello, devo stare attento all'altro. E per fare questo vi consiglio davvero la modalità maestro d'armi. Maestro d'armi. Mettetevi in una partita, mettetevi in una lobby e non uscite fin quando ne vincete uno. Vi giuro che la vostra mira, alla fine di questa sessione, che è piuttosto intensiva, perché vincere una partita maestro d'armi non è facilissimo. Magari si vince la prima, ma se uno non ha più la mano a Battlefield non la vince la prima. Io ci ho messo 7 partite prima di vincere. La cosa vantaggiosa di maestro d'armi è che non solo ci abituiamo magari ad usare un'arma stabile come l'M416,
piuttosto che la nostra arma preferita, che magari, cosa ne so io, è la Deagle, ad esempio. No, impariamo tutti i tipi diversi di arma. Armi con tanto rinculo, armi con accessori diverse, armi con mirini con un ingrandimento diverso da quello a cui siamo abituato, fucili da cecchino, c'è tutto, 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 tutto. E per vincere dobbiamo saper utilizzare un po' tutto. Ed è per questo che disputare 7-8 partite con quel tipo di armi, che non sono le nostre preferite, migliorerà sicuramente, la nostra adattabilità e la nostra mira. È un consiglio che do a quelli che vogliono ricominciare a giocare soprattutto, ma anche a quelli che vogliono imparare a giocare. Se volete migliorare a Battlefield, dovete mettervici. E un modo è darsi questa regola: fin quando vi non vinco una partita maestro d'armi, non smetto di giocare. A me è servito? A voi non so. In ogni caso, penso sia un consiglio più che utile. Quindi ragazzi, buttatevi dentro Maestro d'Armi, è una modalità divertente, non noterete così tanto la frustrazione come nelle altre modalità perché diciamo che è una competizione contro tutti, quindi magari quando giocherete a Maestro d'Armi la smetterete di dare la colpa alla vostra squadra, che è una cosa che si fa abbastanza spesso su Battlefield, no? Si sa, vabbè, quando hai il team peggiore ovviamente vai a perdere. Una persona da sola difficilmente può vincere una partita, ma a Maestro d'Armi, anche se ci sono due squadroni, alla fine dei conti sei tu individuo che vai avanti con un'arma piuttosto che un'altra. Quindi trovo che sia un'ottima modalità, ecco, per rimparare o riprendere la mano con la fanteria. Poi ci sono i carri, eccetera. Lì, ragazzi, se volete diventare bravi col carro, è inutile andare a fare supremazia blindata, no? Com'è che si chiamava? È inutile. Dovete entrare in una partita e saper affrontare fanterie e carri contemporaneamente. Io consiglio Ferrovia di Golmund e prendere la mano lì, perché lì imparate davvero a combattere contro i jet, gli elicotteri, contro gli altri carri. Contro i C4isti, contro le Jeep col C4, c'è di tutto e è una mappa veicolare fantastica, quindi vi consiglio davvero di andare lì, di farvi un paio di partite di fila e vedrete che dopo poco avrete ripreso la mano se eravate già dei bravi carristi. Per imparare a giocare col carro, ragazzi, non ci sono cazzi, lì è lunga e dovete semplicemente avere la fortuna di fare tante partite di fila, dovete capire come funzionano le meccaniche del carro e spiegarle così in due parole, non riesco, non riesco davvero. Per quello che riguarda i jet, beh, lì ci vuole tanto tempo, lì riprendere la mano non è facile, ma lì davvero consiglierei supremazia aerea, perché alla fine la cosa più pericolosa quando siamo su un jet sono gli altri jet, perché hanno le vostre stesse armi e se sono più bravi di voi, pum, vi fanno fuori. Quindi lì, supremazia aerea e lì c'è bisogno di tanta pazienza. L'elicottero invece, lì uguale al carro, dovete entrare in una partita e semplicemente sapere come comportarvi. Anche se consiglierei, se davvero fate fatica, magari di stare prima un pochettino al poligono, diciamo, perché almeno l'elicottero ce l'avete sempre a disposizione, non dovete aspettare niente, nessuno. Comunque, questo era tutto ciò che riguarda consigli per riprendere la mano, barra migliorare, perché alla fine potete usare questi consigli anche per migliorare il vostro gameplay, anche se siete già piuttosto bravi. E, alla fine dei conti, come ho già detto, è l'esperienza che fa il giocatore. Quindi, ragazzi, questo era tutto per questo video. Sto cercando di tenere i video sempre più corti di quelli di una volta, un formato di sotto i 9 minuti a me piace molto, quindi penso che per ora la lunghezza sarà sempre questa. Ovviamente sempre con la webcam quando possibile e cercherò di trovare l'illuminazione giusta in questa stanza, anche se questo video l'ho registrato di sera e quindi sfortunatamente la qualità della webcam non è ottima. In ogni caso, vi saluto, ricordate di lasciare un like. Condividete il video ovunque, spammatelo su tutti i social network che avete, Facebook, Twitter, che cazzo ne so, ragazzi, fate voi. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bella ragazzi, ciao!